Buongiorno, prego accomodatevi. Signora, piacere, sono la dottoressa Lulu. E tu come ti chiami? Laura. Cos'hai lì? Un criceto. Quindi facciamo la prima visita e poi al telefono mi ha detto la tua mamma che volete anche dei consigli su come averne cura, visto che è la prima volta che adottate un criceto. Benissimo. Ti aiuto io, non ti preoccupare. Allora, se me lo dai un attimo, ecco qui. Ah, ma quanto è carino! È bellissimo! L'hai preso già grande. Sì, direi che a occhio e croce ha 5-6 mesi. È davvero stupendo. Sì. Allora, questa è una razza di criceto albino. Ossia un criceto con il pelo tutto bianco e le orecchiette marroni, come vedi. I criceti albini possono avere sia gli occhi neri che gli occhi rossi. Questo ha gli occhi rossi. Ok. Innanzitutto, quanto tempo è che ce l'hai? Una settimana. Ok. Quindi gli stai dando da mangiare? Benissimo. Come si comporta? È un criceto vivace oppure dorme tutto il giorno? Ah, ok, sì, guarda, che dorme tutto il giorno è normalissimo, perché di solito loro la notte la passano a mangiare e a giocare. Vedo che nella gabbietta è anche la ruota. Infatti, passano quasi tutta la notte a girare sulla ruota. È normalissimo, non ti devi preoccupare. Ho visto che gli occhi ce li ha belli vispi. Il pelo è abbastanza curato, anche se un po' arruffato. Gli faccio subito una piccola visitina, va bene? Così vediamo come sta subito di salute e poi ti spiego un po' di cosine, ok? Perfetto. Guarda, aspetta, ti faccio sentire il suo cuoricino. Tienilo nelle orecchie. Senti? Ok, questo sta a significare che il tuo criceto sta benissimo. Quindi devi stare tranquilla. Ok, allora, non ti ho detto che anche io da piccola ho avuto due criceti. Uno bianco e marrone e uno tutto marrone. Ma questo bianco è bellissimo, comunque ti faccio i miei complimenti per la scelta. Ok, tesoro. Allora, parlavamo del suo ambiente, quindi tu devi sapere che il criceto deve avere un ambiente sempre pulito e soprattutto se riesci a dividerlo in tre settori, ossia devi cercare di creargli una zona giorno, una zona gioco e una zona notte. Nella zona giorno dovrai mettere il beverino, che è quello che hai lì nella gabbietta dove lui beve, e la ciotolina con il cibo. Nella zona di riposo andrai a mettere magari del cotone o della paglia, in modo che lui da solo si crea un nido coperto. Sì, e amano essere coccolati quando riposano. E dopo una zona dove giocare, visto che hai una ruota, dove lui può giocare. Perfetto, quindi l'ambiente così per lui è ottimo. Inoltre, cosa ti posso dire? Per quanto riguarda il cibo, cosa gli dai? Ok, sì, possono andare bene, però tu devi sapere che il criceto è un animale onnivoro, per cui la sua alimentazione deve comprendere carne, frutta e verdura. Ah, lo stai studiando a scuola? Benissimo. La ciotola del cibo deve essere tenuta lontana da dove fai i bisogni e bisogna rispettare le dosi di cibo giornaliere. Ti consiglio di non lasciare mai una ciotola piena o di riempirgliela in continuazione perché, come ben sai, i criceti mangiano e dopo si riempiono qui le parti laterali, ma non gli fa molto bene, esatto, loro devono mangiare la quantità giusta. E, come ti ho detto prima, comunque sono animali notturni, amano giocare di notte e dormire di giorno, il nostro contrario praticamente. E infatti, come ti stavo dicendo,
dicendo prima, la frutta e la verdura sono molto importanti nella sua dieta e devono essere ben lavate e asciugate e tenute in temperatura ambiente, perché se sono fredde possono creargli delle disfunzioni a livello di intestino. Quindi, siccome il criceto è un animale molto delicato, bisogna cercare di farlo mangiare più correttamente possibile. Esatto, l'acqua deve essere sempre pulita e fresca. E di solito i beverini, come quello che hai tu nella gabbietta, sono ottimi, sì. Non dargli mai dolci o cibi appiccicosi, perché potrebbero andarsi a incastrare fra i dentini. Potrebbe anche soffocare. E passiamo alla pulizia. E non si lavano i criceti perché pensano da soli alla loro igiene e quindi non c'è bisogno. Poi sono molto sensibili anche agli sbalzi di temperatura. Quindi non devono toccare l'acqua, anche perché se tu lo vai a lavare, lui perde gli oli naturali che ha nel pelo e nella pelle e quindi andrebbe a disidratarsi e quindi di conseguenza ammalarsi. Quindi lui pensa alla sua igiene, come ti ho appena detto, da solo. E lo hai mai visto che si lecca il pelo? Perfetto, perfetto, questa è un'abitudine quotidiana che loro hanno. Comunque, se proprio lo vuoi lavare, esistono in commercio dei prodotti a secco. Però io consiglio sempre di non lavare il criceto, ok? Allora, adesso che ti ho spiegato quattro cosine semplici, è difficile? No, è facilissimo prendersi cura di un criceto. Basta avere le giuste attenzioni. Ok, ho visto che ha il pelo un po' arruffato, io poi continuo a accarezzarlo perché è morbidissimo. Comunque, appoggio un attimo qui e no, non gli faccio nulla di male. Vado solo a inumidirgli il pelo e a pettinarlo un pochino, non ti preoccupare. C'era un po' arruffato. Di solito questo capita quando loro si rotolano nella loro paglia, sì. Gli passo questa macchinetta, non ti devi preoccupare né spaventare perché serve solamente per gonfiargli un po' il pelo, per vaporizzarlo un attimino. No, non sente nulla, non ti preoccupare. Vedi che è tranquillo, è tipo un massaggio. Vedi che bel faccino felice che ha. Hai visto com'è bello il pelo? Adesso te lo faccio vedere bene bene da vicino. Però io ti consiglio comunque di non fare nulla perché lui provvede da solo a sistemarsi. Ok. Come lo hai chiamato? Non te l'ho chiesto? Che nome carino. Davvero molto molto bello, bianchissimo. Allora, Laura, io ti ho spiegato alcune cose. Tieni il criceto, rimettilo nella sua gabbietta. Ogni tanto fagli qualche coccola senza strapazzarlo troppo. Lei signora ha qualcosa da chiedermi? Ah, perfetto. Sì. E immagino, e comunque quando arriva un nuovo animaletto in casa è un nuovo membro della famiglia, quindi bisogna prendersene cura al meglio. Avete fatto molto molto bene a venire da me e spero che i miei consigli vi siano stati utili. Tu, Laura, devi chiedermi ancora qualcosa? Sì, allora adesso che uscite, fatti dare dalla mia collega la scheda della dieta del criceto. Sì, noi ce l'abbiamo di tutti gli animali comunque. Però vai da lei così lo misura, lo pesa. E ti dà la dieta più adeguata al suo peso e comunque all'età che ha. Qualunque cosa potete chiamarmi, il mio numero è lì all'ingresso, attaccato alla porta. Perfetto, arrivederci signora. Ciao Laura.